Sabato 18 novembre 2023 è andata in scena la gara di qualifica del FIA GT World Cup, valido naturalmente nell'ambito del 70° Gran Premio di Macao. In prima fila sono partiti Raffaele Marcello ed Edoardo Mortara, rispettivamente sulla Mercedes AMG GT3 numero 48 e la Audi numero 40. Con entrambi i piloti elvetici e sono riusciti a partire molto bene, ma sicuramente meglio dei due è stato Lello, il pilota italo-svizzero, e è riuscito a tenere la prima posizione, mentre il suo connazionale e contemporaneamente porta avanti anche l'esperienza sulle monoposto 100% elettriche di Formula E, si è fatto beffare dal vincitore dell'edizione 2022, Maro Enel, al volante della Mercedes AMG GT3 numero 77 del team Kraft Bamboo Racing. Primo giro passano tutti indenni dalla curva della Lisboa, curva abbastanza insidiosa e spesso è stata teatro di incidenti spettacolari, non soltanto con questa tipologia di vetture, ma in ogni caso la situazione rimane praticamente tranquilla con Lello davanti a Enel, poi Mortara, Adea, Farfus, Serra, Van der Linde, Van Thor, As, Bamber, Ariello, Yefon, Est, Chen, Omprani, Airoli e però scendono la Sifi. Il perché? Incidente e coinvolge di fatto le due vetture, quindi prima neutralizzazione. La vettura di sicurezza guidata dal pilota portoghese Pedro Usero di fatto va a guidare lo schieramento di vetture per consentire ai bravissimi marshal di questo storico evento, e da 70 anni si svolge nella regione amministrativa speciale della Cina di Macao, per anni sotto il dominio dei portoghesi, di andare a ripristinare le corrette condizioni di sicurezza su questo ionico tracciato cittadino, il tracciato più veloce al mondo tra i circuiti cittadini. Non è uno dei due soli al mondo ad avere una curva, in questo caso il tornantino in Melo Airpin, con doppia bandiera gialla permanente, proprio per evitare pasticci in fase di sorpasso su una curva talmente stretta in cui se transiti con una vettura affiancata hai già la certezza matematica e si creerà un blocco stradale. Passano i giri, ancora alle spalle della vettura di sicurezza, qui siamo a 10 giri dal termine, 12 i giri previsti per quanto riguarda la lunghezza della gara, e ancora una volta la Lamborghini Urus davanti allo schieramento va a tenere compatte le vetture, queste meravigliose vetture GT guidate da assoluti fuoriclasse, con Lello Marcello davanti a tutti, per poi trovare in 20ª posizione l'italiano Matteo Airoli. Ma naturalmente i nomi presenti in pista sono tutti quanti nomi di primissimo ordine, ma d'altronde anche nell'edizione 2022, quell'edizione, l'ultima edizione ad avere le neutralizzazioni imposte per la pandemia e di fatto ci ha condizionato per un bel po' di tempo, ha visto tra i partenti dei piloti come Lello Marcello, Maro Enel ed Edo Mortara, piloti e di fatto hanno scelto di sottoporsi alla quarantena forzata pur di prendere parte a un evento che è ricco di storia e di fatto coinvolge piloti e appassionati da tutto il mondo. La ripartenza avviene all'ottavo giro e qui siamo al Melo Airpin, il tornantino di cui vi parlavamo poc'anzi, in cui c'è doppia bandiera gialla permanente, lo potete vedere anche dei pannelli luminosi e lampeggiano di verde proprio in uscita da questo tornantino estremamente difficoltoso, per poi arrivare alla Fisherman Bend, la curva dei pescatori, ma qui siamo on board sulla vettura numero 40, quella di Edo Mortara, pilota svizzero di chiare origini italiane, con una lunga esperienza al volante di varie tipologie di vetture, dicevamo è pilota titolare in Formula E e di fatto è uno dei contendenti al titolo, al primato nel FIA GT in questa edizione 2023. Siamo a 5 giri dal termine e la gara viene neutralizzata ancora una volta. Pedro Usero al volante della Lamborghini Urus, la safety car di questa edizione del Gran Premio di Macao, va a guidare lo schieramento di vetture in questa gara di qualifica dei FIA GT. La motivazione, presto detto, incidente e vede protagonista Adrien Lyon, pilota della vettura Olioni a livrea, e va a richiamare il personaggio di Hello Kitty e ha centrato le barriere andando letteralmente a inondare la pista di detriti e di sporco. Fondamentale l'intervento della vettura di sicurezza e di fatto non poteva non entrare
onde evitare. Rivediamo di preciso cosa è successo. Perdita del posteriore e poi naturalmente impatto abbastanza, anzi violentissimo, contro le barriere. Vettura semidistrutta nella parte posteriore, completamente distrutta all'anteriore. Togliamo il semi e alla parte posteriore in realtà, perché con il procedere delle immagini a rallentatore si vede chiaramente l'entità dei danni e sono considerevoli. Si arriva dunque all'ultimo giro con Maro Engel alle spalle di un solidissimo Lello Marcello ed Edo Mortara, e è sempre in terza posizione a chiusura del podio. E battaglia tra Erbamber e Alessio Piariello per quanto riguarda le posizioni di rialzo, nello specifico la decima posizione. Ma lì davanti a tutti c'è solo un pilota e può arrivare a vincere questa gara di qualifica, e di fatto letteralmente la può perdere solo lui. Parliamo naturalmente di Raffaele Lello Marcello, e davanti a tutti sta dominando una gara di qualifica assolutamente perfetta. Dall'onboard della Porsche 992 di Laurens Vanthoor si vede il tentativo di attacco alla Ferrari di Daniel Serra, saldamente davanti in sesta posizione proprio in un ultimo giro, e si rivela probabilmente il giro più infuocato dell'intera gara. E mentre le vetture transitano indenni dalla curva più ionica, o meglio una delle curve più ioniche di questo tracciato, il tornantino, il Melo Hairpin, un certo signor Raffaele Lello Marcello, il pilota elvetico, italiano in realtà e ora con licenza elvetica, taglia il traguardo e passa davanti a tutti sotto la bandiera SA, andando a vincere una gara di qualifica davanti agli ottimi Maro Engel ed Edoardo Mortara. E poi giù dal podio Augusto Farfus, Sheldon van der Linde, Daniel Serra, Laurens Vanthoor, Christopher Hase, Daniel Junareia, Earl Bamber, e poi via discorrendo con Alessio Piariello, Evinestre, Leon Lillet, Frank Onfucen, David Ventian, Junon, Marsiea, Delifon, Matteo Airoli, Thomas Preining, a chiudere dunque l'ordine di arrivo di questa gara di qualifica e naturalmente anche la griglia di partenza per quanto riguarda la gara principale del weekend per quanto riguarda il FIA GT. Naturalmente non si parla né era premio di Audi era 1 e era 2, almeno per quanto riguarda il FIA GT e poi anche la F4 e la F3, però si parla naturalmente di gara di qualifica e main race, ovvero gara principale. Dunque gli highlights ora mostrano un po' i momenti salienti di questa gara di qualifica. Abbiamo visto l'incidente di Adelfon, che ha usato la seconda neutralizzazione, le numerose battaglie e poi l'arrivo di Lello Marcello davanti a tutti per quanto riguarda questa gara di qualifica sotto la bandiera SA, davanti a dei piloti fuori classe, e poi l'arrivo in paro chiuso con la gioia per aver ottenuto un'ottima pole position, e naturalmente consentirà al pilota italo-svizzero di partire davanti a tutti nella gara principale. Domenica 19 novembre è il grande giorno, il giorno della gara della main race del FIA GT, valido nell'ambito del 70° Gran Premio di Macao, l'edizione 2023 dell'evento, e storicamente si svolge nella regione amministrativa speciale della Cina, per anni sotto il controllo portoghese, sullo storico circuito da IA, il circuito cittadino più veloce al mondo, non è uno tra i più ionici al mondo. Riglia di partenza e vede impegnati Raffaele Marcello e Maro Engel in prima fila. La partenza lanciata rigorosamente e regolare con la vettura del pilota italo-svizzero, e riesce a restare in testa, molto bravo a tenere la prima posizione, mentre alle sue spalle bravo e Maro Engel, e prova a farsi vedere in qualche modo, ma deve accodarsi alle spalle della Mercedes del pilota e per anni Orsman con licenza italiana, prossimo all'addio alla casa costruttrice della stella. E infatti la livrea o la stretta grazie Lello è eloquente. Si arriva alla curva Lisboa, una delle più ioniche, e la curva dell'hotel Grand Lisboa, e di fatto è il segno, uno dei simboli di questo circuito, curva, e tutti i piloti riescono a passare indenni. On board on Edo Mortara, e ha nel suo mirino la vettura di Maro Engel davanti,
Partito terzo il pilota elvetico, è una carriera parallela sulle monoposto 100% elettriche ed è campionato mondiale di Formula E. Oltre a essere un fuoriclasse delle ruote aperte, è il pilota con più vittorie in assoluto al Gran Premio di Macao. Pilota e non ha bisogno di una presentazione, pilota è straordinario al volante e di fatto sta dimostrando ancora una volta tutto il suo talento dopo averlo dimostrato alla grandissima e nella gara di qualifica. Situazione assestata lì davanti con Marcello, davanti a Ele Mortara, poi alle loro spalle altri fuori classe, a partire da un eccellente Sheldon van der Linde e alle sue spalle Serra, Farfus, Van Torjun, Adeia, Piariello, Bamber e Estre e As, per citarne solo alcuni. Si passa dunque dalla curva, forse la curva più ionica di questo tracciato, il Melco Airpin, curva che prende il nome dalla società fornitrice di energia elettrica, una delle due curve in tutto il mondo ad avere doppia bandiera gialla permanente, per poi passare indegni e dalla Fisherman Bend, la curva dei pescatori, dove ancora una volta il pilota italo-elvetico mantiene saldamente la testa della corsa a volante per l'ultima volta di una Mercedes e per l'occasione ha una livrea celebrativa. Maro Enel saldamente in seconda posizione, saldamente terzo Edo Mortara, occhio però a Van der Linde, e non è un pilota tanto semplice da tenere a bada, non a caso è saldamente alle spalle del pilota ginevrino. Siamo proprio on board con Edoardo Mortara, pilota nato a Ginevra con cittadinanza francese ma naturalizzato italiano, e il nome la dice lunga. Pilota e parla fluentemente numerose lingue, per l'appunto francese e italiano in primis, ma lui in realtà ha dichiarato in più interviste di essere italiano pur essendo nato fisicamente a Ginevra e avendo la cittadinanza francese. In ogni caso parliamo di piloti e sono degli autentici fuori classe. Safety car, la vettura numero 52 guidata da Wei Yang Chen è ferma in barriera alla curva Lisboa. Purtroppo un altro protagonista e ci abbandona, ma poi riuscirà in qualche modo a ripartire. 6 giri al termine e la situazione lì davanti vede Lello Marcello davanti a Edo Mortara e a Sheldon van der Linde. Purtroppo problemi per Maro Enel e ha dovuto alzare bandiera bianca rientrando in pit lane con vistosi problemi tecnici alla sua vettura. Tempo stringe, i giri diminuiscono, 3 giri al termine e la situazione rimane cristallizzata con nelle prime 3 posizioni 3 fuori classe. Lello Marcello davanti a tutti, Edoardo Mortara secondo e Augusto Farfus terzo. La battaglia è però per la 6ª posizione tra Van Thor e As, con il pilota Porsche e sta tenendo a bada il pilota avversario al volante della Audi, ma lì davanti a tutti c'è una Mercedes verde oro o giallo verde, è quella di Lello Marcello. Grazie Lello, riporta la sua livrea e la sua ultima gara con la Asa della Stella a 3 punte e non a caso il suo team e la Asa automobilistica e l'ha accompagnato per tanti anni e l'ha portato al successo in una serie interminabile di volte, lo ringrazia in questo modo, e lui, per ringraziarli di aver condiviso questo viaggio insieme, regala al team, alla Asa automobilistica e a se stesso una splendida vittoria. Bandiere gialle nell'ultimo settore, quindi attenzione perché non è finita fin quando non sventola la bandiera i detriti presenti in pista dopo la curva dei pescatori vanno di fatto a creare una situazione di, come dire, allerta e va a, tra molte virgolette, chiudere anzitempo la gara. Non è semplice sorpassare quel punto. Intanto Est perde 2 posizioni, ma le telecamere sono giustamente tutte per Raffaele Lello Marcello e si porta a chiudere da vincitore la sua ultima gara al volante della Mercedes, e l'emozione è più evidente per un pilota, un fuoriclasse,
e ha vinto tutto in carriera e deve tutto a un team e a una casa automobilistica e gli ha permesso di raggiungere un livello altissimo. Grazie Lello per le emozioni, per le vittorie, per i successi. E giustamente Lello grazie, risponde a ringraziamento con la vittoria davanti a Edoardo Mortara e Augusto Farfus, quindi giù dal podio Serra, Giun Adelia, Vantò, Ras, Ariello, Bamber, Ye, Airoli, Estre, Chen, Unon, Priming, Van der Linde e Lee. Questi dunque gli highlights della gara conclusiva del FIA GT 2023, valido nell'ambito naturalmente del 70° Gran Premio di Macao, una gara splendida, ricca di emozioni, di colpi di scena, bellissima da vivere, con delle vetture fantastiche e dei fuoriclasse assoluti, ma soprattutto la chiusura di un cerchio per una carriera, quella di Raffaele Lello Marcello, il pilota italo-svizzero, pilota elvetico e corre per appunto con licenza rosso-rociata, ma ha corso per tanti anni e con licenza italiana, per tanti anni legato al marchio Mercedes, e dunque chiude la sua avventura nella casa di Stoccarda della Stella a tre punte con una splendida vittoria in solitaria. Non è mai stata in discussione dall'inizio alla fine e lui giustamente ha regalato ai suoi tifosi e al suo team un'ultima vittoria per chiudere in bellezza un'avventura straordinaria. Da Beppe D'Amato è tutto, grazie, un cordiale saluto, l'appuntamento è sempre qui su Parfermé, alla prossima!